Luca è un bambino di 6 anni che abita in Piemonte e frequenta il primo anno della scuola primaria. In Italia, gli iscritti alla scuola primaria nell'anno scolastico 2012-2013 sono stati quasi 3 milioni e di questi, gli alunni piemontesi hanno rappresentato il 6,7% con un 48,5% di femmine e un 51,5% di maschi. Negli ultimi 10 anni in Piemonte si è assistito ad un aumento del numero degli iscritti alla scuola primaria pari al 9,7%, con una maggioranza maschile. Alla base di tutto questo c'è anche il consistente aumento di studenti stranieri, che dal 5,7% del 2002-2003 è passato al 13,5% del 2012-2013. La riforma Gelmini, varata nel 2008, ha visto la riduzione del numero di docenti e la sostituzione dell'organizzazione a modulo con il maestro unico. È stato inoltre innalzato il rapporto alunni-classi, accorpando insieme un numero maggiore di studenti, provvedimento che ha avuto risvolti differenti nelle province piemontesi. Tema comune alle riforme varate dal ministro Moratti e successivamente dal ministro Fioroni è il limite di obbligo di istruzione. Fissato in 9 anni dalla Moratti, è stato prolungato a 10 anni da Fioroni. Ciò ha diminuito il numero di abbandoni scolastici, che nel 2012 si è ridotto fino al 16,2%. La riforma Moratti ha inoltre abolito l'esame di quinta elementare, predisponendo come soglia conclusiva del ciclo di scuola primaria e secondaria di primo grado l'esame di Stato. L'effetto che risulta evidente è una riduzione del numero di ammessi all'esame e una diminuzione di studenti promossi pari allo 0,8%. La riforma della scuola messa in atto da Mario Monti ha predisposto un piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative per i rapporti tra docenti, studenti e famiglie. La digitalizzazione della scuola è stata portata avanti sia da Monti che dal ministro Carrozza, attraverso l'incremento dell'uso di e-book, l'adozione della lavagna interattiva, l'obbligo delle iscrizioni online e la digitalizzazione delle pagelle e dei registri scolastici. La riforma Gelmini ha inoltre ridotto l'offerta dell'orario prolungato di 40 ore, che era molto diversificato nelle differenti province piemontesi. Tuttavia, è possibile notare che, nonostante la riforma, in alcune province l'offerta è aumentata anziché diminuire. Luca, in un solo giorno, ha imparato quanto le leggi possano influenzare la sua vita scolastica. Ha imparato a distinguere tra i vari ministri che hanno lavorato per lui. E ora, chi sarà il prossimo?